Buongiorno, bentornati. Oggi un caldo bestiale, Vane, sei tutta rossa. E che cosa hai fatto a scuola? Mannaggia a te, mannaggia. Sei caduta? Dai che sta per finire, cerca di sopravvivere ancora questi 8 giorni. Ma hai visto che a scuola stanno parlando tanto di questo film Sirenetta? Andiamo a vederlo. Quando? Non lo so, oggi? Ma come facciamo ad andare oggi, Vanessa? Ma secondo te oggi è soltanto lunedì, andiamo a vedere la Sirenetta. Con tutto quello che abbiamo da fare, devi anche studiare. Però dai, mi piace, perché dicono tutti che è bellissima. Ho capito, Vanessa, non è possibile. Non è possibile dai. Perché no, ma non possiamo andare adesso, devi anche studiare, per domani ma c'è no, da studiare. Dopo sì. No, amore, domani si va a scuola, mi dispiace. Ciao, amore. Ciao. Ciao, amore, sei tornata anche tu? Sì. Com'è andata oggi? Bene. Tutto bene? Sì. Erano giusti i compitini che abbiamo fatto a casa? Ancora non li ho guardati. Ah, meno male. E volete far merenda? Sì, però io devo guardare il film. Vabbè, amore, andiamo in un'altra occasione. Sempre se c'è. Però... ci fermiamo al bar a far merenda? Sì. Allora, cosa volete mangiare per merenda? Non lo so. Non cose troppo calde, non biscotti al cioccolato. Un gelatino fresco al massimo. Tu hai preso il gelato e l'estate mi sembra un'ottima scelta, mentre tu... cioè, riesci a prendere la Nutella anche quando andiamo al bar? Meno male che qua si sta bene, fresco. Non ho capito. Dopo andiamo a guardare il film? No, Vanessa. Dopo non andiamo a guardare il film. Dopo andiamo a casa e fai i compiti. Guarda. Cosa? Cosa facciamo? Dani, non esagerare. Ma sei matta? Anastasia. Mamma, se ti viene mal di pancia rido, giuro. Sono buoni? Tu non sei a posto. Adesso mi mangio un gelato con te. Sei passata al cucchiaino? Questi se non li mangi li butto. Devi mangiare anche i biscotti, eh? Certo. E poi cos'altro vuoi mangiare al cioccolato? Il mio gelato? Questo. Questo. Hai mangiato a scuola? Oggi? Sì? Cosa c'era? Te lo ricordi? Tu te lo ricordi? C'era tipo una pasta. Sei arrabbiata? Ma possibile? Vi mettete in testa una cosa e vi arrabbiate? Cosa? Poi puliamo tutto, il tavolino. Vabbè, dai, finite merenda che dobbiamo andare a comprare i paninetti per la merenda di domani mattina. Merenda finita. Dai, Anastasia, vai. Visto che ci tieni così tanto, scavalca. 10 a 1 che cade. Guarda che se cadi e ti fai male, ti giuro che te ne do tante. Vediamola, Spider Girl. Dai, tra poco chiederà aiuto. C'è guarda, una... non sa neanche più da che dove appoggiare. Guarda alveare. Che cane. Oddio. C'è un alveare. C'è un alveare di api qua sotto. Ah, brava. Allora sei brava davvero. Dobbiamo andare a fare la spesa, non in discoteca. Dai, andiamo. Anastasia è andata in bagno, possiamo andare. Senti, diciamo ai nostri amici che cosa vuoi fare per la prima volta. Come no? Tanto lo vedranno. Glielo dico? No. Ma se tanto lo vedranno, perché no? Tu sei sicura di quello che vuoi fare? Vuoi provare? Ok, allora non glielo diciamo e gli facciamo una sorpresa dopo, va bene? Adesso però andiamo, su. Prendiamo un gatto nuovo. Ok, siamo arrivati al supermercato. Allora, Anastasia. Posso andare, mamma? No, assolutamente. Adesso qui no. Qui, la bici nuova. Che bici è? Bella questa qua però, eh? Questa qua. Della Barbie. È così. Ma è della Barbie? No. Ah no, sembrava della Barbie. Però è bella. Perché non ci arrivi? Queste sono le mountain bike. Io ce l'avevo da giovane. Le mountain bike? Sì, devi stare così. Vabbè, abbassi il sedile, il seggiolino. Vabbè, poi ci pensiamo. Lì ci va l'acqua, non Anastasia. Cioè, allora ascolta, abbiamo preso l'altro giorno l'anguria e le ciliegie. Mangiamo prima quelle o volete le banane? No, prima quelle. Non le vuole banane? No, sì. Ascoltami, eccolo 3 anni cosa? Metti giù? Grazie. Direi che per l'età che avete siete già abbastanza piene di trucchi. Mamma, guarda quello per togliere le unghie, magari quando se le vuoi togliere. L'ho già comprato, l'ho comprato l'altro giorno proprio qua. Facciamo questo, occhi e labbra? No, non ce facciamo che compriamo da mangiare. Ma non ce l'abbiamo. Aspetta, Vanessa. Non ce l'abbiamo. Non mi interessa. Dai. Me l'hai fatto rompere. Non l'ho fatto nulla. Vanessa. Oh, che schifo. Che schifo, adesso guarda. Occhi e labbra, vieni qua.
No, guardate, io... Guarda la tua maglietta. No, mi sono sporcata tutta anche la maglietta. No. Vanè, da domani voi con me non venite più da nessuna parte. Non sa di niente. Guarda che le prendi, eh. Vai, amore. Anastasia! La smetti? Ragazzi, Anastasia... Adesso le prende. Anastasia, smettila, continua a suonare fuori dal supermercato nel parcheggio, il clacson è ingestibile. No, adesso mi arrabbio. Già, la smetti di fare casino, ma tu sei una casinista. Ma quando è che ti scarichi dopo 8 ore di scuola con questo caldo tremendo, esci da scuola e hai ancora tutta questa voglia di fare queste cose? C'è già che ci metti. Non schiacciare che ti metti. Andiamo a casa e finalmente scoprirete cosa farà stasera Vanessa per la prima volta. Andiamo al cinema a portare la sigaretta. La sigaretta? Sigaretta. No amore, al cinema no. Ora siamo tornate a casa e che cos'è questa cosa? È una cosa che ti fa tipo vibrare la testa. È un massaggiatore, è un massaggiatore per la testa, un ragno praticamente. Allora, dopo facciamo anche una cosa. Cosa? Bellissima. Cosa? I biglietti per andare in vacanza! Sì! Io non vedo l'ora di partire, bambina, tra pochissimi giorni finisce ed è questa. Facciamo almeno 2 settimane, adesso a giugno, quando finisce la scuola partiamo, poi torniamo e poi si riparte. 14. Poi torniamo qua e poi ripartiamo verso agosto. Allora ragazzi. Allora ragazzi, Vanessa vi deve... Eh? Posso dire una cosa? Ma con noi, a noi andiamo, ma c'è anche una mia compagna. Sì, c'è anche una tua compagna, non proprio con noi, però poco distante da noi. Sì, adesso fai dire questa cosa a Vanessa, che ci deve dire che cosa fa oggi. Vi devo svelare che oggi farò la diretta. Sì! Eccola. Sei sicura? Tu non sai a cosa stai andando incontro. Allora ragazzi, Vanessa vuole fare la ceretta perché insomma lei è una peluria abbastanza importante. Ho i capelli scuri. Solo che ti sei fatta male al ginocchio oggi. Quel ginocchio lì non lo possiamo toccare. La mia è la sua. Solo che Vabbè, tu c'hai 6 anni. Io ho i capelli scuri. Esatto. E ho tanti capelli e quindi anche la peluria sulle gambe. Allora, quindi proviamo a fare la ceretta. Vanessa, sappi che se io ti faccio uno strappo, poi dopo se tu decidi che non la vuoi più fare, andrai in giro senza uno. Sì, la facciamo prima su un pezzettino piccolo. Ascoltami, Vanessa. Guarda qua, guarda qua. Sì. Ascoltami, ma secondo me potresti anche non farla. Ascoltami, Vanessa. Stop, calmati. Tu sei tutta eccitata, ma dopo il primo strappo questo eccitamento svanirà. Devi aspettare. Bisogna scaldarle. No, sanno di cera, a me piace invece. Sa di schifo. Sa di dobbiamo scaldarle cera. No, la scaldiamo magari col phon, con le mani, bisogna scaldarle velocemente perché deve essere morbida. Ma non sopra? No! Si scalda sopra. Anche. Adesso ti faccio vedere, ok? Stai calmati. Tu smettila di mangiarti questo croccante come se fosse un panino. Questo è un croccante pieno di zuccheri, me lo dai? No, Ani. L'ultimo, poi mi riprendi mentre faccio la ceretta a Vanessa. Sei capace? Riprendi bene, eh? Sei sicura che sei capace? Dai, stop. Questo purtroppo è troppo buono. Se inizi non riesci più a smettere. Lo so perché anche a me piace, adesso me lo mangio. No. Allora, prima ti scaldo con le manine la cera. Hai paura? Ani, che è mio. Piano. È mio colpo. Siete pronti a vedere Vanessa che urlerà come una matta perché lei crede che non faccia male invece. Ok, cominciamo, proviamo? No. Vai. Sei sicura? Mi farò un male. Sei caldo. Ancora sicura, Vanessa? Vuoi ripensarci? No. La faccio io? Sì, provare, sono credibile. Ok. Fallo tu il video perché se lo fa Anastasia rischiamo che facciamo vomitare i nostri cucciolini. Lo fai tu? Sì. Devi stare ferma con le mani, non devi ridere e basta. Ecco, il problema sarebbe quello, infatti. Mi prometti che stai un pochino più ferma? Sì. Perché sennò gli fai venire il mal di mare i nostri cucciolini. Così devi stare, guarda me. Così, ok?
Riprendi, brava, riprendi Vanessina, lo strappo e Vanessina. Faccio solo Vanessina e lo strappo. Va bene, amore, anche a me se vuoi. È una cosa. No, perché questa cosa lì? Se tu la fai ridere, lei si agita. Non ridere, che tanto non riderei più. Pronta? No. Devi stappare l'ultimo, no? Certo. Ok. Giovanni, sei contenta? No, devi stare ferma. Devi stare ferma. Ok, andiamo, va. No, no. Ti ripeto. No, basta. Ma quando la strada. Sì, passa subito, è un attimo, eh. È velocissimo, eh. Vabbè, procediamo allora. Alla fine si mette quella salvietta? Sì, procediamo. Pronta per il secondo strappo? Voglio dirmi una cosa, Vanessa si usa, mi fa urlare pure a me. Lo so, ti sei agitata pure tu. Pronta, Vane? Arriva dopo, vero? Ma sei brava. Amore. E c'è ancora un pelino. E poi facciamo dove? Dove che? No, no, sto scherzando. Così si fa poi, se rimane un pelino. Vediamo. Ti stai arrossendo. È normale, amore, è normale. Vuoi farlo? Vuoi procedere? Sì. Per forza, ormai. Ma la salvietta si usa dopo. Adesso finiamo la gamba e poi la mettiamo, ok? Che calma l'irritazione. Metti presto, ti calma. Allora, di tu via? No. Vado? Dico io. Sto malissimo. Come vai? Dai, dai, su. Il problema è che tu adesso qua sul ginocchio hai il livido, Vane. Io lì eviterei. Dovevamo aspettare. No, però giorno. Magari se non lo metti qua sopra. Esatto, non lo metto sicuramente qua sopra. Però vai, metti. Vado. Mi brucia. Tieni dritta la gamba. Mi brucia. No, sì, no, dai, tieni ormai. Tieni dritta la gamba. No, piegata volevo dire. Dico così. Via. Aspetta, no. No. Via. Fatto. Non ci deve pensare. Se tu gli dici via, se lo aspetta. Deve essere improvviso. Tocca. Non sembra di avercela. Che cosa? Non ce l'hai? I peli non ce li hai, amore, te li ho tolti. Allora, abbiamo fatto e finito la prima gamba. Quando questo andrà via? Vanessa, dobbiamo fare anche la coscia ormai, eh. Non guarda... ti puoi tirare indietro, eh. Cioè, guardate. Magari... Cioè, mamma, fai così, no? Fallo. Lo so, amore. No, fai così, guarda, l'altra mano. Che cosa? Guarda, fai così. Capirai, ma sì, certo, qua ci sono e qua no. Per te è una novità, io so cosa significa, eh. Vuoi farla anche tu? Sì. Ma figura. Mamma, vai, vai. Ma secondo te? Ma va, amore, sto scherzando. Io già non ero d'accordo a farlo a Vanessa, però va, si può, diciamolo. Sei pronta? Guarda che sulla coscia è un pochino più doloroso, eh. Veramente? E certo. Allora, Vane? No. Io non riprendo neanche lo strappo, riprenderò solo la tua faccia, perché so già. E non... Un elefante che vola. Com'è? A me faceva molto male la cerchia. Sì, sulle cosce sì, amore. È più delicata la pelle. Sì, guardate ragazzi. Non è la pelle, è Vanessina. Senza. Piccica. Posso farlo io? Devi essere veloce, eh. No, dovete... Se no li fai male. Faccio io. No, no, no. No, faccio io. Però tira su bene la gamba, eh. Tu mi tieni la gamba. Ma no, Anastasia, lascia stare. No, basta no. Non basta no. Ani, veloce, veloce, in su, eh. Dimmi via. Vai. Lo sapevo. Che sofferenza. Devi stare fermo, se no. Sì. Prima gamba finita, Vanessa, la tua prima impressione sulla ceretta? Sei felice di averla fatta? Felicissima. La rifarai? Mi a parte che gamba. Ti manca ancora una gamba. Ti brucia la gamba perché sono gli strappi, ma poi ti passa. Continua, Vanessa, non ti posso lasciare i peli. Sì, siamo... No, che non posso. L'hai voluto tu, tesoro? Se era per me, rimanevi coi peletti ancora qualche anno.
Ce la fai a prendere la salvietta? No. Non passarla sulla ferita, eh? No, no. Allora, passati la... Non è bagnata. Sì che è bagnata. Perché devi dire queste cose? Passati questa e aspettiamo un attimino per fare l'altra gamba, va bene? Allora, sei pronta per la seconda gamba? Provo a portare al cinema. Ma quando? No. Vado? No, aspetta. Cosa devo aspettare? No! Amore, non posso aspettare, se aspetto è peggio. Guardali! Ma possiamo procedere anche sul ginocchio, che ancora non conosci l'effetto. Sì. No, aspetta. No, se aspetto è peggio, non te lo devi aspettare. La. Dai, Vane, per favore, io da ma fare. Piano, dai, sì. Vane, vuoi andare a scuola così? Se vuoi io smetto, eh? Così, però con questo. Sì, dai. Fermo. Vane, non riesco, sposta sta gamba. No. Tu credevi fosse una passeggiata? Io ti avevo avvisata che faceva male. Sì, che è vero. Ciao Vanessa, siamo quasi alla fine, non mamma non basta. Siamo alla fine, dai, siamo già sulla coscia. Vuoi smettere? Vuoi smettere? No. Allora, vedi che sei tosta? Aiuto. Vanessa cosa ha combinato? Si è attaccata il foglio sul piede della cera. Ciao, sei tornata? Vuoi farlo anche tu? No. Hai singhiozzo? Facciamo l'ultimo pezzettino, Vane? Sì, allora come devo... Faccio io, Vanessa. Guarda. No. Basta. Allora, l'ultimo pezzettino qua poi abbiamo finito. Sì, finito. Di qua? Vediamo, girati. Ce l'ha fatta. Non mi guardare male, ripeto e lo ripeto, l'hai voluta tu. Ok, ma almeno l'ho finita. Almeno l'hai finita, sei contenta? Guarda, cioè, no, non puoi capire. Sì, c'è una piccola differenza in effetti, però dai, domani secondo me non hai più niente, poi vediamo che reazione avranno le tue gambe, Vanessa. Vado a fare una doccia. Vai a farti subito una doccia fresca e poi più tardi vediamo come va. Ok bimbe, andiamo a nanna. Vane, come va? Benissimo, vero? Anche i puntini stanno per sparire. Andiamo a dormire, tu cosa fai? Buonanotte e ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao.